Grazie ragazze per ritrovati sul canale, un caloroso benvenuto a chi si trova sul Bagatto della Papessa per la prima volta. Io sono Rose e con questo interattivo andremo a vedere insieme quale tra i tuoi desideri si andrà a realizzare per primo. Ho preparato per voi tre varianti, mi ispiravano questi tre mazzi, per cui oltre alle pietre ho abbinato i vari mazzetti. Per l'olite blu, ve la faccio vedere da vicino, quanto è bella. Ho preparato il classico mazzo dei Rider-Waite-Smith. Per la corniola rossa, ve la faccio vedere anche questa, seconda variante, ho preparato invece il mazzo dei tarocchi di Crowley, mentre per la terza variante, che è un'agata fucsia, ve la faccio vedere quanto è bella, ho preparato i Witch's Tarot. Per ognuna di queste tre varianti, la prima carta che andremo a pescare sarà un oracolo degli angeli, quindi utilizzeremo anche i tarocchi degli angeli per aiutarci. Sapete che io preferisco utilizzarli come metodo oracolare piuttosto che di divinazione vera e propria. E poi, come sempre, ci aiuteremo anche con il Moonology per andare a vedere insieme quale potrebbe essere un consiglio o un oracolo sempre legato alla vostra situazione. Intanto, non vi chiedo di pensare a un desiderio specifico, concentratevi su voi stessi, lasciamo che siano le carte a parlare. Pensate a voi, non pensate a nessuno, non pensate a una situazione specifica e scegliete di getto quale fra questi tre mazzi vi ispira di più, quello che cattura maggiormente la vostra attenzione. Se vi ispira più di un mazzetto, sceglietene anche più di uno, magari l'ordine con cui lo state scegliendo sarà l'ordine con cui si realizzeranno i vostri desideri. Se non vi ispira nessuno dei tre mazzetti, non forzate l'interattivo, mentre se all'inizio della descrizione del desiderio non risuona con voi, quindi non lo sentite vostro, tornate all'inizio del video e scegliete un'altra variante. Io spero che questo interattivo vi piaccia, è un interattivo che è ricco di positività e di gioia ed è aperto, per cui andremo a vedere cosa vi sta riservando l'universo di estremamente positivo e godurioso. Intanto spero che voi abbiate scelto e metto da parte le altre due varianti, così. E diamo il benvenuto alla variante numero 1 con l'olite azzurra. Andiamo a vedere anzitutto l'olite azzurra, che cosa ci dicono i tarocchi degli angeli. Quindi qual è il primo desiderio che si andrà a realizzare per te? Quindi andiamo a vedere anzitutto qual è il desiderio, qual è l'argomento del desiderio, così che tu possa capire se fa parte della tua wish list. Vediamo un po'. Il rinnovamento. L'arcangelo Geremiel. Rivedi e valuta giudizio favorevole sui fatti, è tempo di andare in una nuova direzione. Quindi questo ce lo sistemiamo qui, l'arcangelo Geremiel, e poi andiamo a vedere con i Moonology che cosa salta fuori. Vediamo un po'. Le emozioni stanno andando in alto, quindi qui, visto che è uscita questa carta del rinnovamento, sicuramente è un qualcosa che voi aspettate che si rinnovi, che muti forma, che torni in positivo. Mettiamo queste qui e poi andiamo a vedere qual è il prossimo desiderio, il tuo desiderio che si andrà a realizzare. Ci lasceremo ispirare da questi due oracoli che abbiamo pescato, più dall'olite azzurra, e andiamo a vedere un po' per te qual è il desiderio che si sta per manifestare. Beh, allora sicuramente qui c'è uscire fuori da una situazione di pesantezza, da una situazione ostacolata, e risolversi di diverse questioni nella tua vita che adesso ti stanno appesantendo. E ti vedo con questa energia del 10 di bastoni. Questo vuol dire che ti stai portando sulle tue spalle diverse responsabilità, diverse pene. Potrebbero essere tanto dal punto di vista affettivo, quanto dal punto di vista lavorativo, quanto dal punto di vista anche fisico. Per cui ti vedo abbastanza spossato, senza energie, senza voglia di fare. Ti vedo proprio trascinare tutto quanto a testa china, come farebbe un mulo,
che carico, carico, sa che deve andare avanti e porti avanti questa situazione con te. E quello che vedo è che il tuo desiderio è proprio di liberarti, uno dei tuoi desideri è proprio di liberarti da questo senso di stanchezza e pesantezza. Questa cosa che ti stai portando dentro, questo groppone, tu te lo vuoi liberare, quindi c'è qualcosa dentro di te che ti stai portando dentro già da un pezzo di cui vuoi volentieri fare a mano. Vediamo un po' cosa dicono le carte. Per alcuni di voi potrebbe essere una situazione dal punto di vista economico e lavorativo. Ok, aspettate che ve le sistemo per bene così che entrino tutte nell'inquadratura, che non mi venga mal di testa vedendo le carte tutte storte. Perfetto. Allora, quello che vedo qui è che per molti di voi l'energia non manca e infatti a testa china andate avanti. Quello che vedo anche è che vi dimenate in più situazioni, cercate sempre di far andare le cose al meglio. Qua vi vedo abili mischiatori di carte, nel senso che qualsiasi cosa accade, qualsiasi brutta notizia, qualsiasi cosa negativa, voi cercate sempre di risistemarla, cercate sempre di far apparire tutto al meglio, tutto perfetto, tutto strabiliante. Le persone vi apprezzano anche per questo genere di positività che voi avete. Però è come se tutto quello che state facendo adesso, tutta questa gioia che state dimostrando, in realtà non è altro che non una facciata, però è solo una piccola parte di voi. E sotto invece è come se ci fosse la punta dell'iceberg che è la vostra praticità, il vostro essere entusiasti della vita, il vostro essere allegri, e poi sotto sotto vedo un po' di tristezza, un po' di pesantezza, e queste cose potrebbero essere dovute o a una situazione lavorativa che non tanto vi sta pagando o ad una questione economica. Quindi potreste avere in questo momento anche diverse perdite dal punto di vista economico, oppure dover scegliere se fare un investimento oppure no. Vediamo cosa dicono ancora le carte. Quindi, sicuramente per chi ha scelto questa variante c'è anche questo, ma non solo, ma non solo. Questa pesantezza, allora, forse la situazione economica e lavorativa è collegata anche ad altre questioni, però perché ho scelto la variante numero 1, qua vedo un rinnovamento sotto tutti i punti di vista. La prima cosa che vedo è che tu ti sistemerai completamente, quindi ti assesterai dal punto di vista economico e lavorativo, troverai questa stabilità, troverai la tua quadra, troverai il modo di far andare tutto bene. Magari trovi un nuovo lavoro, magari trovi un modo per far quadrare le finanze, magari trovi un modo per risparmiare o trovi un bonus, un qualcosa per recuperare la tranquillità dal punto di vista economico. Perché chi si trova in questa variante ha anche questo genere di preoccupazioni. Quindi o c'è qualche problema con un collega, c'è un problema proprio con il lavoro, non vi piace, oppure siete così stanchi per altre questioni che non riuscite neanche a lavorare correttamente. Quindi il primo punto qui è questo, ma vi dico, non è solo questo. La cosa che vedo è che una volta che voi avrete trovato di nuovo la quadra, poi ci sarà una sorta di rinnovamento, ci sarà un refresh, quindi un qualcosa di positivo anche in ambito familiare ed affettivo. Per alcuni di voi potrebbe esserci vista la carta del rinnovamento proprio un ritorno dal passato, per altri semplicemente potrebbe esserci il rinnovo della tranquillità familiare. Ecco perché le emozioni stanno salendo in alto, ecco perché mi usciva questo arcano del matto, ecco perché esce il rinnovamento. Quindi la prima cosa che succede qui è proprio questa, un ristabilirsi dal punto di vista concreto per ristabilire poi anche le amicizie, gli affetti, la famiglia, l'amore. Per chi sta aspettando un rinnovo, un ritorno dal passato, sapete che in questo momento dovete prima tornare in equilibrio con voi stessi e poi il ritorno se lo desiderate c'è. Quindi in qualche modo il coronamento del vostro sogno, del vostro obiettivo c'è, però per molti di voi qui vedo proprio che il rinnovamento potrebbe essere sì il ritorno di qualcuno dal passato, ma lo vedo molto più propenso, diciamo, è più un qualcosa di nuovo che arriva, che vi sblocca e poi sì c'è il ritorno, ma quando c'è il ritorno di questa persona, secondo me c'è già qualcos'altro, ok? In ogni caso vedo il stare di nuovo meglio sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista affettivo. Stranamente, per questa variante le cose sembrano essere correlate. Quindi sembra quasi che tu nel lavoro, in quello che fai, magari metti così tanto amore e dedizione che focalizzandoti su te stesso,
riesce ad ottenere un altro obiettivo. La cosa interessante è che sono usciti il matto, il mago e il mondo, quindi come se fosse proprio un percorso che tu devi fare. Non sono scorrelate le cose. Se in questo momento pensi, ad esempio, che vorresti avere tutto nella tua vita, quindi il lavoro dei tuoi sogni, la famiglia dei tuoi sogni, vorresti avere dei figli, vorresti avere tanto, 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 perché può darsi anche che qui, visto che mi fanno vedere proprio un percorso completo, ci siano più cose da mettere in linea. Qui le carte ti stanno rassicurando sul fatto che tutte queste grandi novità stanno arrivando. È solo questione veramente di pochissimo tempo, perché l'interattivo è tarato in tempi veramente brevi. La prima cosa però che viene richiesta da parte tua è proprio un rinnovo anche della tua emotività. Non sentirti così giù, non sentirti così triste, è difficile, lo so. Cosa c'è che non va? Scrivicelo anche nei commenti, così ti sfoghi un pochino. Perché una volta uscito da questo tunnel, quasi in cui ti senti schiacciato, e non appartiene a te questo tunnel, tu non sei così. Vedrai che le cose si sbloccheranno in men che non si dica, sia dal punto di vista economico, e subito dopo arriverà la felicità finanziaria. Purtroppo qua anche per il tuo benessere emotivo è come se fosse strettamente collegato a questo. Quindi o una questione di stabilità economica, quindi magari per sentirti tranquillo in casa, per avere la serenità domestica che ti serve, hai bisogno anche di quella stabilità economica e lavorativa. Per altri potrebbe essere che prima di realizzare il sogno di completamento di una famiglia, del ritrovamento, cioè del rinnovo di un sentimento, dell'arrivo di una nuova persona e così via, c'è bisogno che vi concentrate maggiormente su voi stessi, perché nel concentrarvi sulla vostra carriera, su ciò a cui voi tenete, su ciò a cui voi volete arrivare, quindi il vostro obiettivo come persona singola, non all'interno di una coppia o di una famiglia, nel momento in cui voi raggiungerete questo obiettivo e arriverà veramente a breve questo genere di stabilità, starete così bene che aprirete le porte a questo genere di rinnovamento, quindi uscirete finalmente da questo loop. Variante numero 1. Erano collegate le cose, sorprendentemente mi piace come cosa, come vedi qui di novità ce ne sono abbastanza. Lasciami nei commenti, fammi sapere se effettivamente è questo il tuo desiderio. Ti ricordo, se questo non è il tuo desiderio, quindi non è questo quello che vuoi, torna all'inizio del video e scegli un'altra variante, perché qui sicuramente c'è un rinnovo a scala, ok? Tutto un percorso. Adesso sei un po' giù, però partirai verso un qualcosa di estremamente bello. Per chi vuole dei figli, qui lo dico molto velocemente, potrebbe iniziare il percorso per riuscire ad averli, ok? Variante numero 1, un grande, grande, grande in bocca al lupo e un gran bacione. Vi aspetto al prossimo video e andiamo avanti alla variante numero 2. Benvenuta a variante numero 2, Tarocchi di Crowley, Corniola Rossa. Andiamo a vedere anzitutto che cosa ci dicono i tarocchi degli angeli per te. Quindi qual è il desiderio? Il primo desiderio, il tuo primo desiderio che si sta per manifestare. Andiamo un po' per la variante numero 2. Scusate, sono un po' raffreddatina. L'esperienza. Arcangelo Camaele, evento importante, potente rivelazione che porta al cambiamento, è tempo di aprire le ali. Questo è l'equivalente della torre, per cui qua c'è proprio un qualcosa che va buttato giù completamente, che va raso al suolo, va distrutto, per iniziare un qualcosa di nuovo. Forse tu desideri in qualche modo che si mettano, si gettano le basi per un qualcosa di molto più costruttivo, di molto più positivo, oppure vorresti avere l'illuminazione rispetto a qualcosa. Vediamo un po' cosa dicono le carte. Adesso pian piano costruiamo la variante, vi chiedo di avere un po' di pazienza, che facciamo tutto. Vediamo un po' cosa dice. La fine di un ciclo pesante sta arrivando. Sì, qui voi volete la chiusura rispetto a qualcosa. Il fondo del mazzo, un problema personale, raggiunge la sua soluzione. Quindi qui voi volete la chiusura definitiva di un qualcosa. Questo è il primo desiderio che si sta per manifestare. Vediamo cosa aggiungono le carte. Cosa aggiungono i tarocchi di Crowley per voi? Belle energie, eh? Non a caso avete scelto la corniola rossa, che è associata ai primi due chakra, quindi il primo e il secondo chakra, paure, bisogni, meditazione, organi sessuali, gambe, piedi, e
E in più proprio questo clima di chiusura, questa forza con cui dovete adoperare questa chiusura. Vediamo un po' il primo desiderio che avete che andrà a manifestarsi. Desiderio insolito, variante numero 2. E infatti mi è uscito anche il 10 di bastoni, adesso ne parliamo. Primo desiderio che per te si sta per manifestare. Oh, ventata d'aria fresca qui. Proprio una ventata di aria fresca, delle energie al massimo, delle energie belle focose, delle energie cariche di voglia di intraprendere un qualcosa di nuovo. Vediamo un po'. Sei di spade. Il sette di spade. Ah, ok. La principessa di coppe. Allora, io qui vedo che voi, come prima cosa, adesso poi andiamo ad approfondire per vedere a cosa vi porterà. Come prima cosa vedo che per chi ha scelto la variante numero 2, qui c'è la fine di un momento difficile per andare incontro a un qualcosa che vi soddisfi di più dal punto di vista emotivo. Io qui non vedo delle trasformazioni, non vedo un qualcosa che cambia rispetto a un altro. Io vedo proprio un qualcosa che deve essere chiuso, un qualcosa che in questo momento voi ritenete darvi fastidio, essere inutile, essere inconcludente, non portare da nessuna parte, non essere ciò che voi desiderate. Ed è come se fosse arrivata una sorta di chiarezza interiore in voi, per cui avete detto a un certo punto basta. Qui uscite la regina di coppe, per cui è come se entraste di nuovo nel vostro potere dal punto di vista emotivo, come se recuperaste di nuovo tutta la vostra parte più emotiva, intuitiva, gentile, sensibile, perché questa situazione pesante che state vivendo in qualche modo vi sta allontanando da tutto questo. È come se il mondo circostante vi stesse cambiando. Anzitutto qui potrebbe esserci uno spostamento, un viaggio, un trasferimento. E vi ripeto, questa cosa comunque è una cosa molto pensata, una cosa estremamente voluta, è una cosa che veramente deve essere lì e voi la volete nella vostra vita affinché possa cambiarvi in positivo. È come se voi pensaste che questa cosa che va chiusa, questo spostamento che va fatto, questo cambiamento che va fatto, drastico, importante, sia proprio parte di un percorso per farvi diventare meglio di ciò che siete. Sì, qui è come se fosse una partenza, un qualcosa da lasciarsi alle spalle. Eh sì, sono proprio carte di chiusura, carte di svolta. Carte di chi dice ciao a qualcosa o a qualcuno. Per alcuni di voi potrebbe essere arrivato il momento di staccarsi definitivamente da qualcuno, ve lo dico. Qua c'è proprio, se voi volevate staccarvi, distaccarvi a livello emotivo per non soffrire più. Se voi volevate applicare questo distacco importante verso una situazione che ultimamente vi stava solo pesando, questo è il primo desiderio che si andrà a realizzare. Se voi volevate avere qualcosa di più, trovare un qualcosa di meglio, la prima cosa per realizzare questo qualcosa di meglio, anche dal punto di vista affettivo, immaginate, non so, magari per alcuni di voi c'è una situazione dal punto di vista romantico che non soddisfa, un triangolo, una persona evanescente, e voi in questo momento state desiderando di avere qualcosa di meglio. Il primo desiderio che si va a realizzare è la chiusura definitiva che avrete il distacco emotivo completo nei confronti di questa persona o di questa situazione tossica. Per altri di voi qui lo stacco potrebbe essere proprio un partire, andare via di casa, andarvene via e rincorrere un sogno verso l'estero, cambiare lavoro. Quindi il primo desiderio che si realizza è andare via dalla vostra situazione lavorativa, dal vostro posto di lavoro, dalla vostra casa. E questo ciclo però me lo fanno apparire abbastanza pesante, quindi è proprio come una sorta di liberazione che arriva. Tant'è che già al taglio mi veniva che voi recupererete la vostra fiamma interiore. Non lo state facendo a cuor leggero e vi dico già, variante numero 2 non arriverà a cuor leggero, però comunque arriverà per rendervi veramente felici. Qui c'è anche un rinnovamento della vostra spiritualità, come se finalmente raggiungeste quella tranquillità interiore, quella soddisfazione, quella calma che non avevate già da diverso tempo. Per chi ha avuto dei problemi di salute, che in qualche modo l'hanno arrovellato un pochino, qua sembra quasi che si trovi
una sorta di, non dico di chiusura definitiva, per alcuni potrebbe essere la chiusura definitiva di un ciclo, per altri potrebbe essere la chiusura definitiva di un'attesa, quindi magari arriva finalmente una risposta e dovete spostarvi, dovete fare delle cure fuori, ad esempio, non voglio parlare di salute, però potrebbe indicare anche questo, per chi ha questo genere di desiderio, se risuona con voi, ascoltate le mie parole, cercate di declinarle rispetto alla vostra personalissima situazione. In ogni caso qui vedo proprio la vostra energia agguerrita, forte, finalmente vi difenderete, quindi taglierete via tutto ciò che è inutile. Questa cosa vi pesa già da diverso tempo, per cui sarà proprio una liberazione e potrebbe causare un po' di scombussolamento, ok? Potrebbero esserci delle cose che saltano fuori all'improvviso e dite, oh, ma adesso come le gestisco? Però qua vedo anche che le riuscirete a gestire bene in questa chiusura, quindi sarà proprio un qualcosa il chiudere un cerchio in maniera elegante e pulita. Questa cosa vi farà stare alle stelle, ragazzi della variante numero 2. Spero che l'interattivo vi sia piaciuto. Ah, una cosa che vi voglio dire è che una volta terminato questo ciclo, voi avrete l'energia e la pazienza per mettere le basi, per gettare le basi per un qualcosa di migliore, per un qualcosa di più solido, perché sfrutterete anche l'esperienza che avete fatto con tutto quello che è successo. Andiamo alla variante numero 3. Variante numero 3, benvenuti in questo interattivo. Andiamo a vedere insieme qual è il primo desiderio che si sta per manifestare. Vediamo un po', variante numero 3. Qual è il tuo primo desiderio che si sta per manifestare? Paggio di coppe. Intuitivo, sensibile, artistico, amichevole. Una persona nuova fa in... oh, scusate. Una persona nuova fa il suo ingresso nella tua vita. Nuova fase per una relazione. Affinamento delle doti intuitive. Quindi qui, variante numero 3, mi sa che si parla di sentimenti o di doti intuitive. Adesso andiamo a vedere. Vediamo un po'. Le raddrizziamo per questa Agata Fucsia. Cosa ci dice il monologi? La comunicazione è la chiave. Metti, porta amore in questa situazione. Poggio di coppe può indicare anche una riconciliazione, un chiedere scusa, per alcuni di voi. Comunque si parla di sentimenti qua. Vediamo un po', Agata Fucsia, cosa ci dicono i tarocchi. Qual è il primo desiderio che si sta per manifestare? Vediamo un po' cosa ci dicono. Qui escono due regine. Se avete avuto dei problemi con un'amica, una donna, una mamma, con qualcuno, qui potrebbe esserci la riconciliazione. In ogni caso potrebbe anche indicare entrare maggiormente nella vostra energia, essere... Oh, una terza regina, l'imperatrice, quante donne! Quante donne! Oh! Qui c'è la vittoria nei confronti di qualcuno, ragazzi. E penso che per la maggior parte di voi questa cosa riguarda le amicizie, ok? Secondo me riguarda proprio le amicizie. Per chi invece sta sentendo qualcuno per eventuali, lo dico di nuovo perché l'ho detto per tutte e tre le stese, per cui lo dico anche qua, per eventuali gravidanze, io qua vedo che finalmente troverete il metodo e il medico giusto. Quindi come prima cosa, però qua, più che questo, ve lo dico molto chiaramente, il primo desiderio che vedo realizzarsi qui è il chiarimento con una donna. Qui vedo proprio che parlerete con qualcuno, cercherete la vittoria. Con questa persona c'è stato un distacco anche molto importante.
Di nuovo la regina di coppe. Potrebbero esserci in mezzo anche altre persone. Qui vedete, sono uscite tre regine, praticamente l'imperatrice. Quindi ci sono veramente tante energie femminili in questa stesa. Potrebbe essere una problematica anche dal punto di vista lavorativo, per cui magari qualche collega che vi ha fatto le scarpe, per cui adesso vorreste, non dico della vendetta perché non sono proprio carte di vendetta, ma una rivincita, questo sì, qua la vedo. E questa rivincita arriverà con una bella discussione in cui se l'altra persona, l'altra energia che vedo qua, con cui vorreste chiarire, arriva col piede di guerra. Io vedo che voi con molta eleganza, tranquillità e pacatezza le schiafferete in faccia veramente tutto. Io vedo proprio qui il sostegno, voi riceverete molto sostegno anche da parte degli altri amici, da parte delle altre amicizie. Per cui come prima cosa vedo proprio questo, qualcuno che viene ad attaccarvi o comunque che fa del pettegolezzo, potreste andare anche voi ad affrontare la persona a testa alta. Quindi vedo qui proprio un risolvere. Con questa energia. Per alcuni di voi potrebbe essere stata anche un'amicizia molto importante che poi vi ha deluso, vi ha lasciato veramente molto basiti o basite. Però quello che vedo qui è proprio questa fiducia che è venuta meno all'improvviso. Quindi la prima cosa che succederà e non tarderà ad arrivare sarà proprio, tra virgolette, lo scontro con questa persona. Uno scontro che per voi sarà chiarificatore. Ma non vede necessariamente il rinnovo dell'amicizia, ve lo dico. Sembra più quasi un adesso ti dico io per filo e per segno cosa penso di te. Sarà uno sfogo, sarà un qualcosa del tipo adesso finalmente mi libero, adesso finalmente vuoto dal sacco tutto quanto. Questa cosa comunque vi farà veramente piacere. È come se fosse una terza persona che si è infilata per alcuni di voi anche in un'amicizia storica che vi ha fatto litigare. Potrebbe essere qualcuno che vi ha fatto litigare con vostra madre, con vostra sorella, con una vostra amica. Qui ci sono veramente tante donne di mezzo. E in vostro soccorso, come vi dicevo, potrebbe arrivare una donna, ma potrebbe arrivare anche un uomo un po' più giovane di voi a portare il suo sostegno. In ogni caso qua vedo proprio che ci sarà un distacco completo e definitivo, però questa è una cosa che voi desiderate, è una cosa che voi volete nel profondo, schiaffare in faccia quello che è stato e poi finalmente andare verso la vostra tranquillità, la vostra serenità, il vostro stato d'animo pulito, è come se poi la coscienza qua si ripulisse tutta. Questo è il desiderio per chi ha scelto la variante numero 3. Se si parla di una questione di gravidanza, sì, io qui vedo che potreste finalmente trovare qualcuno che vi aiuti, qualcuno che magari vi dà, non so, degli integratori, un qualcosa per riportare la vostra energia al top per poterci riprovare, ok? E qui la comunicazione potrebbe essere proprio parlare con un'esperta, con qualcuno che vi può aiutare e potrebbe essere qualcuno che vi viene presentato da un'altra figura femminile. Quindi se c'è una dottoressa presentata da una figura femminile, fidatevi, potrebbe essere quella giusta. Io non voglio parlare di salute, però le carte qua mi dicono che è un desiderio che voi avete di trovare qualcuno che vi guidi, quindi finalmente potreste trovare la vostra tranquillità, il vostro equilibrio dal punto di vista magari ormonale e così via. Qui non vedo dei desideri dal punto di vista lavorativo, mi dispiace, a meno che non siano proprio delle questioni fra colleghi. Per il resto, diciamo, sono più cose legate agli affetti, ok? Spero che comunque l'interattivo ti sia piaciuto e che ti sia ritrovato ritrovata. Se non ti sei ritrovato, torna all'inizio del video e scegli un'altra variante, come vi dico sempre. Con questo vi saluto. Vi aspetto al prossimo interattivo, vi ricordo ancora una volta che ci trovate su Instagram come il Bagatto e la Papessa, ogni giorno lì pubblichiamo post, storie, video interattivi, per cui se vi fa piacere seguiteci anche lì. Con questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!